Allora, buonasera a tutti gli ascoltatori, lettori e telespettatori di ecoblog.it. Oggi sono in compagnia di Simone Pavesi della Lab e Chiara Campione di Greenpeace. Come usuale, poi si presenteranno autonomamente e singolarmente. E oggi affrontiamo l'onda emotiva di quanto è accaduto dopo la trasmissione mandata in onda domenica sera 2 novembre di Report, che ha affrontato il tema degli allevamenti intensivi delle oche, animali sfruttati per la produzione di piumini. Piumini, voglio ribadire, che non sono solo i Moncler, in quel caso presi come esempio appunto dalla trasmissione, ma sono tutti piumini che contengono appunto piume, quindi abbigliamento, piumini utilizzati per l'abbigliamento, piumini utilizzati per l'arredamento in casa, cuscini, eccetera, eccetera. Quindi noi con Simone Pavese e con Chiara Campione parleremo proprio di questo, di come le denunce degli animalisti siano andate inascoltate proprio fino all'altro ieri. Ma vediamo poi invece cosa potrebbe accadere dal 2 novembre in avanti. Allora, innanzitutto vi presento Simone Pavese della Lab. Simone, tu per la Lab che ruolo ricopri? Sì, ciao, buonasera a tutti. Io sono responsabile moda sostenibile in Lab. In modo particolare ho seguito in questi anni la campagna Pelliccia, ma chiaramente stiamo estendendo le nostre attività a tutto quello che è l'impatto dell'industria dell'abbigliamento sugli animali, per cui rientrano anche discorsi su piume, lo sfruttamento delle pecore per la produzione di lana, ma anche pelle e seta. Quindi cerchiamo di inglobare queste tematiche all'interno di un unico confronto che vorremmo fare in maniera strutturata con le aziende di abbigliamento per trovare soluzioni commerciali e strategiche che siano più rispettose di ambiente, ma soprattutto anche degli animali. Chiara Campione, buonasera, bentornata ai Hangout di blogo.it. Tu invece in Greenpeace che ruolo ricopri? Ma io in realtà sono un po' l'alter ego di Simone, però più su aspetti ambientalisti, perché sono la responsabile della campagna foresta e della campagna detox, e da 3 anni a questa parte abbiamo cominciato con, insomma, sono project leader di questo progetto che si chiama The Fashion Duel, che è una sfida che abbiamo lanciato al mondo della moda, chiedendo di avere delle politiche di produzione per il tessile e di acquisto delle materie forestali che siano rispettose dell'ambiente. Allora, io passerei con la prima domanda proprio a bruciapelo a Simone. Allora, Simone, penso che tu abbia visto la puntata di Report in oggetto appunto di questo Hangout. E a caldo, quando hai visto quelle immagini, hai sentito quelle interviste oppure visto appunto i commenti, eccetera, la tua prima sensazione qual è stata? Beh, innanzitutto un ringraziamento a Report per questa inchiesta importantissima. Chiaramente noi eravamo già a conoscenza di queste problematiche, parte dei consumatori anche, ma non tutti evidentemente erano consapevoli di quella sofferenza che indossano. Ecco, è un dispiacere il fatto che è mancata la risposta dell'azienda, quindi una certa voglia di nascondersi da parte di Moncler, di non dare le risposte che sarebbero state necessarie e opportune per chiarire meglio la propria posizione. Quindi in un certo modo si pongono dalla parte del torto, essendo sfuggiti alle interviste di Report, perché di fatto dobbiamo prendere per buono quello che è stato documentato e diffuso sulla televisione nazionale, al di là di quello che poi è stato un mero comunicato stampa di circostanza dell'azienda pubblicato il giorno dopo. Chiara, tu invece cosa hai provato? Ma diciamo, come insomma, chi conosce Greenpeace sa che noi ci occupiamo prevalentemente di temi ambientali, ma di certo questo non significa che non ci interessi, che diciamo, non abbiamo anche come priorità delle nostre campagne quello che è il benessere animale. La mia, diciamo, prima reazione, a parte insomma, un po' di, come dire, di tristezza rispetto a quello che vedevo, è stato che purtroppo, diciamo, la conferma che in realtà dietro quello che molto spesso ci viene venduto come il sogno del lusso, la perfezione del prodotto di lusso, molto spesso si nascondono degli incubi, in questo caso quello della sofferenza animale a cui abbiamo dovuto assistere, in altri casi come quelli che seguiamo noi, l'inquinamento delle risorse idriche globali o l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose che hanno un impatto fortissimo non soltanto sull'ambiente, ma anche sulla nostra salute.
Sì, scusa, prego, prego, prego Chiara, scusami. Anch'io penso, sono d'accordo con Simone, che sia stata un'occasione davvero mancata per Moncler, perché io credo che a tutte queste, insomma, tutte queste problematiche che filiere come quelle dell'abbigliamento in generale, non soltanto del lusso, si verificano, l'atteggiamento che i consumatori vorrebbero vedere è un'apertura da parte dell'azienda, è una presa di un'assunzione di responsabilità. Questo non c'è stato e credo che sia un dato, come dire, molto, molto, molto grave da considerare. Certo, poi vedremo le conseguenze, se ci saranno conseguenze. Simone, quella delle oche spennate a vivo è una delle tante situazioni in cui gli animali sono sfruttati. Sappiamo per esempio che analogo trattamento viene riservato ad esempio ai conigli d'angora, per cui viene utilizzato il pelo per formare per creare quei maglioni particolarmente morbidi, oppure nella tosatura delle pecore ad esempio. O ci sono altri casi di animali che tu sappia che vengono sfruttati per il loro prodotto sostanzialmente? Beh, chiaramente tutto quello che è materiale di origine animale deriva da una qualche forma di sfruttamento, di privazione e anche di violenze che vengono praticate agli animali. Citavi poco fa il caso della lana del coniglio d'angora, un caso esploso qualche mese fa che ha visto nell'occhio del ciclone un'altra azienda, H&M, nota per le sue politiche di responsabilità sociale, in particolare di rinuncia all'utilizzo di pellicce animali, che poi in realtà non sapeva quale fosse l'origine della lana d'angora da cui si approvvigionava, e quindi da qui il problema serio che hanno tutte le aziende d'abbigliamento per quanto riguarda il controllo della filiera, che è un aspetto fondamentale su cui non tutte le aziende, soprattutto quelle che hanno maggiori risorse, che sono leader internazionali della moda, potrebbero investire di più, fare più ricerca, più attenzione. In realtà resta un nervo scoperto dove c'è una totale assenza di controllo di quello che è in questo caso il trattamento degli animali, da dove arrivano i materiali di origine animale, in che modo sono stati ottenuti, eccetera. Il coniglio d'angora era il caso dei conigli arrivati in Cina, dove il pelo di questi animali, che normalmente, per quello che anche noi ne avevamo conoscenza, viene tosato e utilizzato per la filatura e quindi la produzione di lana d'angora, in realtà in quei casi veniva addirittura strappato letteralmente a mano, con chiaramente una sofferenza indicibile per questi animali, e siamo allo stesso livello in sostanza del trattamento subito dalle oche di Moncler o comunque di chi utilizza oche per l'ottenimento di piume tramite spiumatura dal vivo. Poi volendo ci sono altre tematiche come per esempio la produzione di lana, il problema del mulesling, la produzione di pelle di esotici. Il problema del Il mulesling è una pratica che viene condotta sulle pecore per far sì che non vengano infettate dalle larve delle mosche. Viene praticata in particolare in Australia. In sostanza consiste nel recidere la parte perianale di questi animali con chiaramente forti perdite di sangue, grave sofferenza per questi animali, ed è una pratica che viene condotta in modo sistematico a milioni di animali ogni anno regolarmente proprio per questa problematica. E quindi diciamo c'è tutto un mondo di sofferenza che ruota intorno allo sfruttamento degli animali, ma tu segnalavi giustamente a volte la totale incoscienza delle grandi aziende, e in questo vorrei far intervenire Chiara con una riflessione, rispetto alle loro filiere di approvvigionamento. Chiara, mi sembra che anche con Greenpeace avete avuto questo tipo di esperienza a proposito della campagna detox, cioè letteralmente le aziende cadevano dalle nuvole quando andavate a denunciare situazioni di inquinamento, giusto? Ma diciamo che io non credo che, specialmente quando si parla delle aziende di abbigliamento e volendo parlare diciamo della fascia alta del lusso, si possa fare di tutta l'erba un fascio. Quello che però sì, senz'altro diciamo è vero, è che fondamentalmente quello che noi chiediamo con il nostro impegno detox, che riguarda per l'appunto l'eliminazione delle sostanze chimiche
pericolose si basa e diventa realistico per un'azienda solo ed esclusivamente quando questa conosce alla perfezione il 100% della propria filiera. Quindi non soltanto per esempio i propri fornitori diretti, ma il modo di lavorare di questi fornitori diretti con tutta la loro rete di subfornitori. Quindi da un lato, quando appunto Greenpeace ha cominciato a fare questo tipo di richieste di trasparenza alle aziende, noi abbiamo registrato, diciamo, delle reazioni distinte, cioè c'era chi, come dicevi tu, appunto, cadeva un po' dal pero, perché si rendeva conto di quando cominciava a controllare la propria filiera del tessile, che non aveva neanche la conoscenza che, di cui aveva bisogno per poter poi in qualche modo cambiare la filiera o far passare quella filiera a tipi di produzione alternativa, alla sostituzione dei prodotti chimici, eccetera, eccetera. A chi invece ha più controllo sulla filiera ed è abituato a lavorare magari in maniera, diciamo, con più trasparenza, ma si scontrava, diciamo, con questioni più di approccio filosofico, mettiamolo così. Quando si parla con un'azienda del lusso, bisogna sempre considerare che per queste aziende una delle cose più importanti, anche giustamente, è l'aspetto del design, no? Il valore aggiunto in termini di creatività e di design che ognuno di questi brand ha. Quindi molto spesso quando si interfacciano con organizzazioni come Greenpeace o come LAV o come tante altre che gli chiedono di produrre in maniera più sostenibile, molto spesso la loro resistenza è perché ci percepiscono un po' come qualcosa o qualcuno che potrebbe mettere un limite alla loro creatività, che li rende unici sul mercato. Quindi non si può fare di certo di un di tutte le aziende italiane un fascio. C'è da dire però che allo stesso tempo quello che noi pensiamo di spiegare alle aziende, ma anche ai consumatori e ai sostenitori che ci seguono, è che se si verifica un qualsiasi tipo di impatto ambientale all'interno della filiera, sia questo appunto l'allevamento illegale di oche collegato a Moncler, o lo scarico di residui tossici in un fiume cinese, quello che i brand cominciano a capire, per fortuna, è che la responsabilità è loro. Io credo che questi ultimi 5-6 anni di campagna, non soltanto di Greenpeace, ma di tutte le associazioni ambientaliste che chiedono all'industria di cambiare in qualche modo il paradigma e produrre in generale in maniera più sostenibile, io credo che questo è una rivoluzione che è in atto. Come sempre, queste cose cominciano a cambiare, dovrebbero cambiare più velocemente. Queste aziende, specialmente quelle del lusso, sono quelle più lente in questo processo. Perché lo vogliamo ricordare un attimo, Chiara, ma probabilmente anche Simone, l'industria della moda è un'industria pesante, cioè è al pari di una acciaieria, no? E non, il dato che abbiamo noi è più sull'industria del tessile, quindi per esempio in Cina, per dare un parametro di riferimento, non è mai facile avere dei numeri a livello globale quando si tratta di impatto industriale, però per esempio in Cina l'inquinamento da sostanze chimiche che vengono utilizzate in tutti i processi di stampa dei tessuti si colloca al secondo posto come sostanze inquinanti dopo tutti i pesticidi utilizzati in agricoltura, mentre se si parla in termini di emissioni, quindi considerando non soltanto l'anidride carbonica, cioè la CO2, ma anche le emissioni in termini di sostanze chimiche rilasciate, nel sud-est asiatico l'industria tessile, ma dove per tessile però si intende anche per esempio l'industria della pelle, degli accessori, eccetera eccetera, per comparto tessile si intende, la dicitura è abbastanza ampia, è la terza dopo il settore industriale dell'acciaio e della carta, quindi si sono senz'altro dei comparti industriali molto impattanti.
Simone, ma tutto questo, cioè, comparti industriali altamente impattanti, no? Cioè, vengono dopo un'acciaieria e una cartiera, rendiamoci conto. Tutto questo a spese degli animali, perché appunto dicevamo che molta della moda, quindi non parliamo solo a questo punto di industria tessile, appunto tipicamente di industria tessile, ma parliamo proprio di industria della moda, e ruota intorno agli animali, cioè pensiamo scarpe, giacche. Giacche in pelle, pellicce, che ti devo dire, bottoni fatti con le ossa degli animali, cioè è tutto un mondo che ruota intorno allo sfruttamento degli animali. Cioè, c'è un'alternativa, c'è un modo per ridurre questo tipo di impatto ambientale? Perché credo che ci sia anche un impatto ambientale notevole, come faceva notare Chiara. Poi dopo magari Chiara ci spiegherà come queste materie prime animali inquinano perché devono essere poi lavorate in un determinato modo, bisogna ricorrere alla chimica per poi lavorare queste materie prime animali. Sì, allora, innanzitutto un'azienda moda seria oggi si deve mettere in testa che è a tutti gli effetti un attore sociale che si deve per forza di cose interfacciare con tutta una serie di stakeholder a cui fare riferimento, a cui rendere conto. Per cui un'azienda moda non può vivere isolata da tutto quello che è l'ambiente esterno e pensare solo al profitto, alle produzioni, a vendere le proprie collezioni. Quindi, per quanto riguarda le produzioni, l'industria dell'abbigliamento, non si può separare quella che è l'industria di produzione di abbigliamento da quelle che sono delle criticità intrinseche di questo settore, che sono appunto il benessere animale, dato che buona parte dei materiali hanno origine animale, quello che è l'inquinamento, il consumo energetico relativo alle produzioni, alla lavorazione anche di questi materiali e le scelte poi anche dei consumatori, l'opinione pubblica per quanto riguarda il trattamento e il coinvolgimento degli animali nell'ambito di queste produzioni. Quindi è fondamentale che un'azienda di abbigliamento tenga in considerazione queste criticità e sulla base di queste possa anche definire delle strategie commerciali che siano realmente responsabili dal punto di vista sia sociale che ambientale e anche di rispetto degli animali. Oggi abbiamo chiaramente milioni di animali che sono vittime di questa industria, sono oltre 80 milioni di animali allevati solo e esclusivamente per la produzione di pellicce che rientrano in questa filiera, milioni sono le oche utilizzate per la produzione di piume. È evidente che diventa impossibile per un'azienda riuscire a tracciare e identificare chiaramente quella che è la produzione, l'approvvigionamento. E quindi come vengono trattati questi animali. Io dubito che un'azienda come Moncler o chiunque altro, perché adesso parliamo di Moncler, ma ci sono decine di altri brand minori che fanno prodotti di fascia più bassa e che utilizzano piume esattamente come fa Moncler, ebbene queste aziende dubito che possano presentare un elenco di quelli che sono gli allevamenti dove sono tenute le loro oche e possano spiegare anche come vengono trattati questi animali. Quindi diventa chiaramente un problema su cui le aziende devono intervenire, possibilmente investendo in ricerca e sviluppo su materiali alternativi, soprattutto considerando il fatto che esistono effettivamente materiali che hanno un minore impatto ambientale, sono sicuramente più etici perché appunto non sono di origine animale e quindi delle soluzioni che sono ugualmente performanti dal punto di vista di comfort e quant'altro, possono anche essere meglio presentate a un pubblico di consumatori anche in fasce elevate del mercato. È solo una questione di volontà da parte dell'azienda. Ma anche del consumatore, poi ci arriveremo magari anche alla responsabilità del consumatore, Simone, perché non vorrei esimere poi la determinazione che ognuno di noi ha nel momento in cui sceglie un prodotto come, come dire, passibile di buona volontà, no? Nel senso che se Assolutamente sì, hai perfettamente ragione, ma infatti sicuramente il consumatore bisogna tenere presente il fatto che è anche, tra virgolette, una vittima di quello che è il potere del marketing, per cui il concetto che è passato in questi anni del Vera Piuma come prodotto migliore, di migliore performance e il top della gamma dei capi invernali, in realtà non è così. Abbiamo recentemente commissionato dei test proprio di comparativi sul comfort e abbiamo visto che alcuni prodotti sintetici hanno sostanzialmente le stesse caratteristiche di un prodotto anche di fascia alta in piuma.
e quindi non c'è nulla che possa dire effettivamente che il vero piuma sia effettivamente vero comfort e altro. Ok, soprattutto come dire, cioè, ci sono più vantaggi probabilmente col poliestere riciclato. Chiara, mi vengono in mente due cose a proposito appunto dell'ultima riflessione che ci ha portato Simone. Allora, primo, della Moncler possiamo dire che non c'è il Made in Italy. Cioè, mi viene in mente questa cosa, perché se le piume arrivano dall'estero, se la maggior parte del prodotto è stato montato all'estero, poi com'è che diventa un prodotto poi Made in Italy? Questo purtroppo accade perché diciamo molti diciamo intanto non c'è veramente poca chiarezza su cosa Made in Italy significa, specialmente per i consumatori, perché da un lato c'è un mercato che continua a proporre, a promuovere questo Made in Italy come fosse una sorta di garanzia, no? Di maggiore qualità e addirittura sostenibilità del prodotto. Dall'altro noi abbiamo una legge, che è la legge 55 del 2010, che stabilisce che per avere un'etichetta Made in Italy basta che due parti, cioè due fasi di lavorazione di un prodotto vengano fatte in Italia. Quindi faccio un esempio, come dire, tentando di semplificare il concetto. Un capo d'abbigliamento può essere prodotto, confezionato, le materie prime provengono appunto da una filiera cinese, arriva in Italia, due diciamo, parti della lavorazione che possono anche semplicemente essere delle operazioni di finitura, come appunto aggiungere dei bottoni piuttosto che sistemare un orlo, o come scherzavamo poco fa quando ci siamo sentiti al telefono con Marina, come diceva Totò, l'imbiancatura e la stiratura, questo prodotto poi va sul mercato con un'etichetta Made in Italy. Quindi questo è davvero importante che i consumatori lo sappiano: l'etichetta Made in Italy non ci garantisce affatto che quel prodotto è stato interamente prodotto in Italia, tant'è che ci sono delle aziende che cominciano a utilizzare anche questo tipo di dicitura nell'etichetta, perché sono perfettamente consapevoli del fatto che il Made in Italy significa tutto e significa niente. Di certo bisogna anche sapere che la legge che stabilisce il Made in Italy non è neanche compatibile con il diritto comunitario, tant'è che dal 2010 neanche l'Agenzia delle Dogane controlla più in base alla legge che stabilisce il Made in Italy. Quindi è una cosa è puramente concettuale, cioè il Made in Italy, come è bello il Made in Italy, come è di qualità il Made in Italy, ma diciamo di fatto non scusami, quindi è più un concetto di marketing Made in Italy, mentre se vogliamo acquistare veramente Made in Italy dobbiamo prestare attenzione a una dicitura aggiuntiva che ci dica che è prodotto interamente in Italia, è così? Sì, esattamente. Ok, quindi proprio l'etichetta dobbiamo proprio trovare scritto prodotto interamente in Italia, prodotto esclusivamente in Italia, qualcosa del genere proprio. Ci sono alcuni brand dell'abbigliamento che cominciano a farlo anche magari soltanto su alcune linee produttive. Quindi direi che questo sicuramente garantisce un po' più il consumatore, perché in Italia, in Europa in generale, almeno per quanto attiene all'utilizzo delle sostanze chimiche pericolose, c'è un regolamento comunitario che non è perfetto, ma sicuramente uno dei migliori al mondo se lo diciamo paragoniamo a quelle che sono le leggi e le regolamentazioni per esempio del sud-est asiatico, ma anche degli Stati Uniti. Quindi diciamo se un prodotto viene per esempio stampato o filato in Italia, le sostanze chimiche pericolose devono essere al di sotto di una certa soglia. Ok. Simone, invece, per acquistare prodotti che non contengano materie prime animali, come possiamo fare? Dicevamo del poliestere, possibilmente da plastiche riciclate, quindi le imbottiture dei giubbini anche per i capi di abbigliamento per i bambini sono ottime se contengono poliestere, ma come possiamo cercare qualcosa che non contenga quei famosi pellicciotti, che siano pellicciotti finti per esempio, o che non abbiano bottoni in osso? C'è qualche sistema per arrivare a questi capi di abbigliamento che non abbiano prodotti di origine animale? Beh, come dire, innanzitutto leggere le etichette.
le componenti di pellicce animali devono essere bene etichettate e deve comparire una dicitura specifica nell'etichetta, come previsto dal regolamento comunitario del 2011, che consiste in una frase che dice contiene parti non tessili di origine animale. Chiaramente non è così esplicativa e rende immediatamente l'idea del fatto che può essere presente una componente di pelliccia, però questo è quello che prevede la normativa sull'etichettatura. Sul prodotti alternativi basta guardarsi in giro, avere la volontà di cercare, si trovano anche calzature che non sono fatte in vero cuoio, in pelle, quindi effettivamente il mercato offre delle alternative, ma le stesse aziende che utilizzano per esempio piume per le imbottiture hanno in collezione prodotti alternativi. Ne cito una tra le tante, North Face, è nota per il suo, come dire, le collezioni, le caratteristiche tecniche dei propri materiali, utilizza ancora piume, ma allo stesso tempo ha messo a punto anche recentemente un nuovo sistema di imbottitura che si basa sempre su poliestere, brevettato da loro, e che di fatto è un materiale alternativo. Quindi il mercato offre già delle alternative. Per quanto ci riguarda, noi come LAV cerchiamo di orientare i consumatori anche con gli strumenti minimi che abbiamo a disposizione, che sono per esempio uno standard internazionale di certificazione for free, che è promosso da una coalizione internazionale di cui siamo membri, e che appunto va a identificare quelle aziende che hanno scelto di non utilizzare più pellicce animali nelle proprie collezioni, e quindi diciamo ai consumatori, se vi rivolgete a questo elenco di aziende virtuose che sono pubblicizzate sui nostri siti tematici, potete stare tranquilli che sicuramente almeno le pellicce animali non le trovate. E stiamo lavorando chiaramente anche ad altre attività che possono meglio aiutare i consumatori nella scelta dei capi d'abbigliamento. Chiara, qualche mese fa suscitò grande clamore la campagna Detox, no? Per cui ci furono proteste dagli stilisti della moda. Proprio perché sottolineavate come alcuni capi firmati contenessero eccessive quantità di agenti tossici, proprio di chimica che si posta sulla pelle, che attraverso la pelle entra nell'organismo di chi indossa quei capi di abbigliamento bellissimi, firmatissimi, ma velenosi, un po' come la mela di Biancaneve, no? Attraente ma velenosa. Allora, come possiamo fare invece per scegliere capi di abbigliamento belli, sensuali, seducenti, ma che non siano con il cuore avvelenato? Allora, intanto, esattamente come avviene per l'uso di materie prime animali, anche il consumatore, se cerca, trova. Ci sono ormai centinaia anche di giovani designer in tutto il mondo, alcuni dei quali hanno anche dei brand che vengono venduti a livello globale, che in realtà hanno scelto di produrre una moda verde. Allo stesso tempo, però, io credo che se la campagna Detox ha avuto tutto questo successo in questi 3 anni e mezzo, 4 anni che ci abbiamo lavorato, è stato soprattutto grazie ai milioni di persone che, diciamo, hanno chiesto insieme a noi che la moda continuasse a essere bella così per come la conosciamo, ma fosse più pulita. Quindi sicuramente un'indicazione che si può dare ai consumatori è quella di, come dire, consultare le nostre classifiche. Al momento attuale, dopo 3 anni e mezzo di campagna, ci sono ben 24 brand globali che si sono impegnati all'eliminazione delle sostanze chimiche pericolose. Ne nomino solo alcuni, per prima i due italiani che sono Benetton e Valentino, ma poi ci sono H&M, c'è Zara, c'è Mango, fino appunto a anche brand del lusso come Burberry e Valentino, che abbiamo già nominato. Quando noi abbiamo cominciato a lavorare con l'alta moda, quello che ci ha fatto molta impressione rispetto a quando abbiamo cominciato a valutare le analisi, i test che abbiamo fatto sui prodotti per bambini che questi marchi del lusso producevano, è che fondamentalmente non c'era grande differenza in termini di concentrazione di sostanze chimiche pericolose tra un prodotto che costava 2000 euro e uno che ne costava 35. Quindi questo, secondo me, è un po' un elemento a cui i brand dell'alta moda dovrebbero pensare. Cioè, se il lusso è un'estrema qualità, allora chiaramente le sostanze chimiche pericolose sono la prima cosa che devono uscire dalle porte di queste case
di queste case di moda. E nel nostro rapporto dimostravamo, tra l'altro, facendo, diciamo, visto che parlavamo di Made in Italy, che alcuni 8 dei 27 articoli che avevamo testato contenevano livelli di nonilfenole tossilati che non sono ammessi in Europa, pur avendo marchi made in Europe. In quel caso erano alcuni made in Italy e alcuni made in France, quindi denunciavamo anche un po' quello di cui parlavamo prima, cioè che il fatto che il made in Europe come marchio non è una non è una garanzia per il consumatore. Devo dire però che se invece dovessimo in qualche modo rivoluzionare questo concetto di made in Italy, una delle cose di cui noi siamo molto contenti, specialmente qui in Italia, è che da quando noi abbiamo cominciato a lavorare con le case dell'alta moda italiana, anche se formalmente soltanto Valentino, diciamo, si è impegnato all'eliminazione di queste sostanze chimiche pericolose, quello che abbiamo visto nel corso degli ultimi mesi è che tantissime aziende, alcune molto importanti del comparto tessile italiano, quindi aziende che lavorano in Italia, producono in Italia, aziende che sono sì made in Italy perché qui producono e vendono i loro prodotti, si sono volontariamente impegnati a detox, e questo, diciamo, l'abbiamo annunciato nel corso dell'ultima settimana della moda. Quindi questo per noi è stato una grande soddisfazione, perché in realtà diciamo, è un segnale per noi che l'industria, anche perché si vuole, l'industria italiana, l'industria europea, anche perché probabilmente ha bisogno in qualche modo di guadagnare sul piano competitivo rispetto alla quantità che viene dai paesi dell'Asia dell'Est soprattutto, sta spingendo questa tendenza in Italia. Quindi questo, diciamo, siamo contenti perché tutte queste aziende producono anche per i grandi brand dell'alta moda, quindi insomma un po' di soddisfazione, perché pensiamo che tutto sommato, anche se alcuni di questi brand come Prada, Dolce & Gabbana non ci stanno ascoltando e fanno orecchie da mercante, in realtà li stiamo detossificando lo stesso, portandoci dalla nostra parte gran parte dell'industria del tessile italiano, e questo è molto bello. Una riflessione con te, Simone, poi magari andiamo in chiusura di trasmissione. Questa della trasmissione di Report sostanzialmente a me ha dato l'impressione di essere praticamente la punta dell'iceberg, no? Cioè, quando i telespettatori all'indomani di questa trasmissione hanno manifestato il loro sdegno proprio attraverso i social per lo sfruttamento delle oche, tutti quanti quelli che un po' masticano di questioni ambientali si sono resi conto che era appena emersa la punta dell'iceberg. Voi come lab avete ovviamente accolto benissimo questo tipo di di impatto così popolare, e mi sembra che ci sia da qualche anno a questa parte sempre maggiore attenzione nei confronti del benessere animale. Però come si fa ad evitare quell'effetto di ok, ora non compro il Moncler, va bene, però poi magari si va a comprare un giubbino di marca diversa che però contiene le stesse piume? No, è assolutamente vero. Il problema piume e oche non è Moncler. Moncler appunto è uno dei tanti che basa il proprio business su questa forma di sfruttamento, ma come si diceva anche prima, ci sono moltissime aziende, moltissimi marchi che utilizzano le piume, così come altri materiali di origine animale, ma non stiamo parlando, per quanto riguarda le piume, solo del settore dell'abbigliamento, perché basta andare nel settore casalingo sulle piumini, copriletto o divani in piuma, di fatto sempre dalle oche arrivano, per cui le filiere sono sempre quelle, che siano poi animali che arrivano dalla filiera dell'alimentazione, quindi vengono spiumati una volta abbattuti, o che vengono spiumati da vivi. Comunque si tratta sempre di forme di sfruttamento e che hanno un grave impatto su milioni di animali. Quindi quello che stiamo cercando di fare noi, che faremo in modo più specifico anche nei prossimi giorni, è quello di sensibilizzare e informare sempre di più i consumatori rispetto a queste problematiche, per stare molto più attenti quando si fanno delle scelte di acquisto di qualsiasi genere, perché chiaramente se da una parte abbiamo delle aziende, diciamo, distratte, che non sono in grado di
verificare quella che è la propria filiera di produzione, dall'altra parte non possiamo far sì che i consumatori siano in balia delle operazioni di marketing e quindi devono riflettere un po' di più rispetto a quelle che sono le scelte di acquisto e nel momento in cui decidono di comprare qualsiasi cosa. Riallacciandomi a quello che diceva anche Chiara prima rispetto alle problematiche ambientali, anche noi poco tempo fa avevamo seguito l'esempio di Greenpeace facendo dei test ecotossicologici sulle pellicce nella nostra campagna Toxic Four, e in quel caso, a differenza di Greenpeace, dove giustamente chiedono alle aziende moda di ripulirsi dalle sostanze tossiche, essendo la nostra, il nostro focus di questa indagine sulle pellicce animali, è evidente che il problema persiste, nel senso che le aziende non possono arrivare ad avere pellicce prive, totalmente prive di sostanze chimiche che normalmente vengono utilizzate nelle fasi di lavorazione, di concia delle pelli, per far sì che la pelle di un animale che di fatto è una sostanza organica soggetta a degrado, a putrefazione, poi diventa un prodotto di lusso o meno, comunque che possa essere indossata. Quindi nella nostra campagna che abbiamo fatto l'anno scorso, che ha visto come bersaglio 5 aziende italiane, di fatto ha portato dei risultati importanti, perché poi alcune di queste, anche se non lo dicono pubblicamente, nelle loro collezioni attuali autunno-inverno per la moda bambino non hanno pellicce animali. Quindi la soluzione di questo problema sulla pericolosità, possibili rischi per la salute nell'indossare pellicce animali, in modo particolare per quanto riguarda i bambini, la scelta migliore è stata proprio quella di rinunciare all'utilizzo di pellicce animali. Quindi i consumatori anche in questo caso hanno la possibilità di fare già delle scelte di acquisto responsabili nella tutela di se stessi, dei propri figli e anche dell'ambiente e degli animali. Sì, perché in effetti vorrei appunto ricordare che ogni qualvolta noi acquistiamo un prodotto, un capo di abbigliamento, ma poi questo vale anche naturalmente per l'alimentazione, per altre categorie, che deriva da un animale, considerate che dietro c'è sempre grande sofferenza di quell'animale. Cioè non esiste una produzione di oggetti o di alimentazione di origine animale che non nasconda dietro una scia di sangue, una scia di sofferenza, perché lo sfruttamento animale appunto è tale, cioè non esiste l'animale che viene curato e tenuto bene, perché altrimenti quello di poi diventa un pet, diventa un cucciolo di casa, quindi non è più l'animale da sfruttare. Quindi ogni qualvolta c'è questo tipo di prodotto c'è sempre sofferenza animale, quindi sarebbe l'ideale sarebbe quello appunto di non utilizzare questo genere di oggetti, oppure di scegliere alimentazione che derivi dagli animali. Ma questo magari se posso inserirmi per una nota, è che pur essendo disponibili anche un'infinità di certificazioni di filiera rispetto al trattamento, il buon trattamento degli animali, come per esempio in questi giorni sta rivendicando Moncler assicurando i propri consumatori che di fatto le oche da cui si approvvigionano sono trattate secondo la normativa vigente, e comunque che dietro c'è tutto un sistema di certificazione a cui loro fanno riferimento, seppur non verificando di persona gli allevamenti, eccetera. Occorre precisare una cosa, cioè mi risulta un po' come dire poco credibile che una così grande azienda che mette sul mercato ogni anno milioni di pezzi di abbigliamento realizzati in piuma possa ricavare le piume esclusivamente dalla pettinatura e dalla spazzolatura degli animali a seguito di una muta naturale delle oche, perché chiaramente i tempi di produzione industriale a così elevati livelli non credo che possano essere soddisfatti seguendo la naturale muta di anche milioni di oche. È anche una pratica particolarmente impegnativa, richiede parecchio tempo poter pettinare e spazzolare un'oca senza creare alcun disagio o violenza sull'animale. Bisogna tenere presente che le mute non avvengono ogni 2 mesi come ogni 4 mesi, che è il periodo in cui invece avviene la spiumatura da vivo, e soprattutto questi animali non perdono completamente le piume quando fanno la muta, ma solo le piume un po' più grosse, più vecchie, e quindi sono anche quelle
quei materiali che di fatto sono anche meno, tra virgolette, pregiati per chi poi realizza i piumini di un certo livello. Quindi anche le argomentazioni portate avanti da Moncler e da altri rispetto alle certificazioni che loro rivendicano per tutelarsi e per dire che rispettano normative del benessere animale, di fatto lasciano un po' a desiderare, ecco, non sono così convincenti. Infatti penso che Chiara, scusami, vai. No, scusa, anch'io volevo in qualche modo diciamo, mandare un messaggio ai consumatori, perché io diciamo, faccio il lavoro di campaigner da tanti anni, ho sempre lavorato su campagne di mercato e c'è una cosa di cui sono assolutamente convinta. I consumatori hanno un grandissimo potere per cambiare le politiche produttive delle aziende, non fosse altro che siamo quelli che compriamo i loro prodotti e quindi siamo noi che dobbiamo in qualche modo influenzare la produzione. Quindi sicuramente una cosa che i consumatori devono capire è che per cambiare un'azienda e farla passare da un prodotto a un altro, da un tipo di produzione a un'altra, non c'è bisogno del 100% dei consumatori, c'è bisogno di una minoranza allargata, chiamiamola così. Quindi questo è un invito a seguire chiaramente tutte le campagne di tutte le organizzazioni come Greenpeace, come Lab, che provano in qualche modo a convincere queste grandi multinazionali a produrre in maniera rispettosa, perché questo per noi è importantissimo, perché grazie al peso delle persone che ci sostengono che riusciamo ad avere, diciamo, potere al tavolo della negoziazione. L'altra riflessione importantissima che come consumatori dobbiamo fare è che bisogna consumare quello che ci serve, non di più. Quindi, ritornando, visto che la puntata partiva dallo spunto dei piumini Moncler, sinceramente, se viviamo a Roma o in generale in Italia, dove abbiamo un clima abbastanza privilegiato, forse il piumino Moncler non è quello che ci serve, forse ci basta una giacca, una buona giacca di cotone biologico trattata con cera naturale che la rende impermeabile per difenderci, diciamo, dalle temperature relativamente miti che abbiamo anche durante l'inverno o dalla pioggia. Quindi anche rispetto a questo è molto importante che i consumatori diciamo, che si pongano questo tipo di problema. È bello avere delle cose belle e noi vogliamo che la gente possa ancora permettersi, diciamo, di comprare cose belle e di circondarsi di cose belle, però queste cose belle devono anche essere buone con l'ambiente in cui viviamo, perché tutto quello che fa male al pianeta fa male a noi e fa male a tutte le altre, diciamo, creature, esseri viventi che insieme a noi, diciamo, sopravvivono in questo enorme ecosistema. Sì, perché noi siamo parte dell'ecosistema, giusto Simone? Quindi non dimentichiamo che siamo anche noi all'interno di questa Assolutamente. grande sfera, apparteniamo a questa grande sfera e tutte le azioni che poi svolgiamo contro questo ecosistema poi si possono, poi naturalmente si rivolgeranno contro di noi. Ma insomma, questa è una riflessione non solo filosofica, ma anche scientifica che secondo me meriterebbe una discussione a parte. Simone, l'ultimo messaggio che tu puoi mandare a proposito di questa bruttissima vicenda, che per fortuna è venuta a galla, per fortuna ne stiamo parlando, e se ci puoi dare un consiglio proprio per comportarci in maniera rispettosa verso gli animali, cioè proprio per iniziare proprio a rispettare gli animali in maniera molto seria, sia il coccodrillo che diventa borsetta, sia lo struzzo, sia anche le oche. Beh, sul coccodrillo e altri articoli di questo tipo, se vogliamo metterla così, chiaramente ci aiuta anche un po' l'economia, perché non tutti possono permettersi di spendere 2000 euro per la borsetta di coccodrillo, però a parte gli scherzi, sicuramente. Cioè, fare shopping responsabile oggi è una cosa assolutamente possibile, fattibile, lo si diceva anche prima, cioè basta prestare un minimo, veramente un minimo di attenzione, si possono trovare calzature alla moda, confortevoli, in finta pelle, quindi che non derivano da una qualche forma di sfruttamento animale, così come giacche all'ultima moda senza imbottiture in piume, non è necessario indossare pellicce perché non c'è la necessità effettiva, materiale, di indossare pellicce per ripararsi dal freddo e comunque se qualcuno gradisce adornarsi con bordi di pelo ci sono anche bellissime pellicce ecologiche e giacche con inserti in pellice ecologica, quindi di fatto basta un minimo veramente di attenzione per evitare di essere complici di un'industria che causa di sfruttamento e di sofferenza per milioni di animali. Ok, allora io ne approfitto a questo punto per tirare un attimo le somme
e poi lascio ai miei ospiti salutare il pubblico, dicendo appunto che questa appunto è solo la punta dell'iceberg che è venuta fuori. Io mi auguro di potermi confrontare ancora in altre occasioni, sempre con Greenpeace Lab nel merito, magari per raccontare se ci sono stati progressi, che noi ci auguriamo ci siano progressi nel merito. Magari saranno proprio i consumatori a determinare, come Chiara si augurava, le scelte di mercato, di marketing delle grandi aziende della moda, appunto attraverso questa grande sensibilità che a mano si sta sviluppando. Speriamo che non sia la tempesta di un giorno, ma che diventi l'occasione per fondare una nuova consapevolezza sul benessere e rispetto di tutti gli abitanti di questo pianeta, e che soprattutto queste produzioni non inquinino oltremodo l'ambiente in cui viviamo. Quindi io passo la parola per un breve saluto prima a Simone e poi a Chiara. Vi ringrazio per l'invito, ringrazio nuovamente anche la Report per questa importante inchiesta che ci ha dato l'opportunità di riaccendere l'attenzione dei consumatori e delle aziende per una moda più responsabile, non solo per quanto riguarda la problematica delle oche, ma per tutte quelle che sono le forme di sfruttamento degli animali. Quindi mi auguro che già da oggi con milioni di consumatori possano decidere in proprio effettivamente prestare più attenzione quando acquistano abbigliamento, e consentirci in questo modo anche di meglio relazionarci con le aziende di abbigliamento, con le quali cerchiamo chiaramente sempre un dialogo per poter trovare insieme delle scelte strategiche commerciali più sostenibili. Chiara? Beh, io intanto ringrazio te Marina per l'invito, ringrazio chiaramente Simone e la LAV che fanno un lavoro che io ritengo, diciamo, complementare a quello che facciamo noi per garantire a tutti una moda più sostenibile che non costi nulla al pianeta. E di nuovo il mio invito a chi ci segue, ai consumatori, è di seguire le nostre campagne, cercare sempre di comprare ciò che è buono oltre a ciò che è bello, e di insomma non mollare, perché purtroppo non abbiamo un pianeta B e le future generazioni invece hanno bisogno di un luogo sicuro dove vivere. Perfetto, io con questo augurio di speranza sia di Simone sia di Chiara chiudo questa trasmissione, e le prossime saranno come sempre indicate nel qui e nel dove. Ringrazio i miei ospiti e ci sentiamo per le prossime puntate a invito. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi auguro una buona serata. Grazie.